Ebbene sì ragazzi, bentrovati, siamo in un nuovo video YouTube, una nuova sfida non ho visto fare a nessuno, non so, qualche americano l'avrà sicuramente già fatta per forza, ma non ho idea, non lo so. Oggi andrò a fare questa sfida, dato che la Weekend League mi fa venire l'orticaria ai testicoli, ho deciso di fare una challenge per renderlo un pochino più orticante. In che cosa consiste questa challenge? Dovremo andare a giocare le partite di WL, però ogni partita un modulo diverso di FIFA Ultimate Team, ok? Di foot, quindi un modulo nuovo. Io non so, non li ho provati tutti i moduli ovviamente, ho provato i miei classici 4-5 moduli, che infatti andremo a togliere da questo video. Li andremo a togliere perché voglio provare moduli con cui non ho mai giocato, quindi li proviamo tutti meno che quelli, anche perché i moduli sono molti di più rispetto alle partite, se non ho contato male. Gigione, sto andando a contarli. I moduli sono 30, diciamo, fosse stata 2 anni fa la Weekend League, sarebbe stato perfetto, però i moduli sono 30, le partite sono 20, io ne ho già giocate 4, perché mi è venuta l'idea di questo video dopo, quindi andiamo a togliere i 4-5 moduli che io uso sempre, che saranno il 4-2-3-1, il 3-5-2, il 4-4-2, il 4-3-2-1 e il 4-1-2-1-2, ok? Quindi me ne rimangono 25 e giochiamo con tutti i moduli tranne che questi 5. Quindi andiamo a vedere che cosa succede. Intro abbastanza lunga, vamos. Per ora abbiamo iniziato la VL e stiamo 3-1, perché una mi ha buttato fuori ieri per problema dei server. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ragazzi, la squadra è questa qua, tutti non scambiabili tranne Digno e Van Dijk. Digno l'ho coppato a 6 e 96, però vabbè ragazzi, io mi ci diverto troppo, è troppo forte. 14 partite, 10 gol da mezzala barra trequartista, io mi ci trovo troppo bene. Infatti ora vi farò vedere un po' di samba De Janeiro. Vamos. Sì, vamos. Ma dove cacchio vamos? Che devo scegliere il modulo. Siccome non voglio mandare a cacchini le mie tattiche, creerò un'altra rosa. La chiamiamo moduli. Allora ragazzi, dobbiamo scegliere i moduli con cui partire. Quindi io andrei semplicemente in ordine. Cioè non so neanche le tattiche da mettere a tutti i moduli, ovviamente non avendoli mai giocati. Quindi sti cacchi, partiamo, mettiamoli tutti, non lo so, mettiamoli tutti dall'inizio in ordine, quindi mettiamo 4-5-1, anzi non voglio partire dal 4-5-1, partiamo dal basso, quindi 3-4-3 il primo, vamos, mettiamoli giusto in ordine, non metterò tattiche, non metterò niente, non metterò nulla. Stiamo per buttare una VL, sì, stiamo chiaramente per buttare una VL, però campioni sono così, papi. Ok, metterò le istruzioni, ma giusto, non ci starò a pensare molto, giusto le cose base per non farmi andare a fare nel cuore. Ragazzi, il 3-5-2 no, il 3-4-1-2 sì. E per l'ultimo, come ora, praticamente stiamo andando all'all you can eat dei moduli. All you can module. 3-4-1-2, ok, fatto. 3-1-4-2. Ma che cos'è? Ma è un muffin! Questo è un muffin, un teschio, mi ricordo male, sembra tipo test di Rorschach. Cosa vede lei in queste macchie? È un muffin, c'è il girotondo dell'amore. Ok, questi i nostri primi 4 moduli per le nostre prime 4 partite. 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2 e 3-1-4-2, ok? Di questi moduli non andrò a toccare le istruzioni, andrò a toccare solo le tattiche, perché altrimenti se sta il pressing in automatico, roba così, i giocatori vanno a cacchini. E niente. Dentro con la prima partita con il 3-4-3. Vamos. Ok ragazzi, scusatemi, da quando ho iniziato il video purtroppo ho dovuto interrompere, quindi non ho ancora giocato. Iniziamo con la prima partita e niente, vamos, vediamo quanto riusciamo a fare con una Weekend League tutti moduli diversi. Già faccio cacare con i miei moduli di sempre, chissà con questi moduli diversi cosa verrà fuori. Ok ragazzi, ricordo che i moduli per le prime 4 partite che andremo a fare sono 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2 e 3-1-4-2. Quindi partiamo con il 3-4-3. Come già detto, non toccherò le istruzioni, toccherò solo le tattiche. E niente, metterò le mie classiche tattiche classiche. Profondità, metto 16 partite di VL. Vamos, Doglish. Tutto solo. Sir Kenny, affanculo, vai, che parata che ha fatto. Comunque vi voglio dare, cioè vi darò anche dei pareri. Vai Joao. Tutto solo, senza istruzioni amara,
Ma Sir Kenny, doppio passo, time at verde, Akakini van cazzo, e vamos, 1-0. Che se riesco a fare anche un buon risultato, dubito, perché quando ne giochi tante di fila viene un aborto, uno schifo. Si perde tanta concentrazione, ovviamente. Vieni qua, Rafael. Oh, dedizione. No, che brutto movimento difensivo, no. Mamma mia, Magic Mike. Allora, c'è da dire che questo contro cui sto giocando è davvero scarso, eh. Tra l'altro poi apriremo anche i pacchi alla fine, eh. Vabbè, Sir Kenny. Sir Kenny! Dougly. Oh, ma che gol ho fatto? Ragazzi, ma qua siamo forti qua, figa. Il problema, ripeto, inizia dalla decima per il tempo. Titans up! Quitterà? Sapete qual è il problema di questa challenge? Che io non posso neanche cambiare modulo durante la partita se ho problemi. Non posso, devo fare tutta la partita con quel modulo. Quindi se Bruno mi inizia a mettere il pressing a imbucare, io devo stare con quel modulo. Guardate come cacchio sta lunga sta squadra con sto modulo. Li devo mettere più alti allora. Non esiste, devo vincere tutte le partite. Devo finire così, perché altrimenti finire 19-1 vedo un po' difficile. Il mio massimo è stato 18-2. Che tu dirai? Lo so, si potrebbe fare 19-1, però non penso in questo video con questa particolare challenge. Siamo il kickoff, sfruttiamolo. Ma vai a cagare. Oh, ma chi è? Mamma ne, ma che cazzo vuoi? Ma lascia stare Sir Bobby. Dove è Sir Kenny, Sir Bobby? Perché devo fare ste cose? L'avevo saltato. Digno. Che gol! La samba nelle vene! Samba in my vein! Lì, avete visto che l'ho spostato e dove si è buttato? Io l'avevo messo già lì, avete visto da che lato si è buttato? Che gioco di merda. Via sta palla, vinta la prima, un modulo orrendo. E quindi niente, ce l'abbiamo fatta, prima partita portata a casa. Ma prima di andare voglio vedere questa bella cosa. Guardate, io che l'avevo già messo, guarda. Oh, bellissimo. Cos'è, il meme di Drake? Fanculo, vai, gioco di merda. Dentro con la prossima. Ok ragazzi, la prima l'abbiamo vinta, andiamo dentro con la seconda, il 3-4-2-1, il prossimo modulo, quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, almeno non sembrano scoperti come col modulo di prima, quindi 3-4-3 chiaramente. Buono, manco a dirlo, comunque ingestibile. Cosa cazzo? Cosa cazzo sto vedendo? Madonna, che schifo! Vai. Ho cacato io. Ancora la linea, mi viene l'elastico in automatico. Pam! La tapping su gol. Barash qua. Ah. Cazzo, non sono sbagliato tutto. Allora vi prego, fatemi. Ma che schifo le difese a 3, senza istruzioni, cazzo. No, chiesa, shield pit, chiesa. E ragazzi, secondo tempo. Mi sto arrabbiando, vorrei veramente mettere le istruzioni in questa partita. Mi sto veramente arrabbiando, questo fa passare tutta la pausa. Ma cosa cazzo fai? Come cazzo giochi? Rimmato di merda. Va bene, non corre Marchi. Dove cazzo va Van Dijk? Dove cazzo vai? Ne ha one! Barash qua! No vabbè ragazzi, ma come cazzo si muove sta difesa di merda? Modulo schifoso! No, Ronaldinho! Non corrono! Madò, bravo, sei fortissimo!
Sei troppo forte, bravo, bravo, sei fortissimo. Sì, sì, hai fatto gol. Mi sono rotto le palle di sti moduli con la difesa a 3 di merda. 3-4-1-2, stiamo apposta lì. Masturbami FC, va bene. Con quest'altro difesa a 3 vomitevole. Che gol! Che gol! Degno! Via sta palla! Top Van Dijk che non mette il piede e non fa niente. Vai con lo sprint! Vai con lo sprint! Boom! No! Ma che cazzo ha fatto il portiere? Sei una trottola. Fanculo, che gol di merda che hai fatto. Ma perché la difesa sta così? Oh! Aveva fatto una bella roba, vai a fare in culo, vai. No, no, dove cazzo vai? Douglas! Godo! Guardate dove cazzo va Walker! Veramente, raga, non ci credo, dai, non ci... Vai a fare in culo, vai. Andiamo? Dai, vai a fare in culo! Vamos! Dentro con la prossima, cazzo! E ragazzi, adesso il modulo che mi preoccupa di più di tutti, fatto di provati fino ad ora, il 3-4, no, il 3-1-4-2 tipo, può essere. È un cerchio, raga, è praticamente un cerchio. Ho messo pure delle istruzioni, non so neanche io che cosa succederà, boh. Perché non tiro? Ah, la deviata. Cazzo, che tamazzo. No. Meno male. Claudio! Marchisio! Di Trivela, da dove cacchio arriva? Non so se avete visto che si era interrotta la registrazione. Vaffanculo. Godo con un bel tiro buggato di Trivela. Ed è quello che ci vuole. Ne famo un altro? No. È quitta. È quitta. E Godo. Godo dentro con l'altra. Vaffanculo, finiamo questi moduli a tre che non ce la faccio più. Ok ragazzi, abbiamo finito il primo giro di boa, quindi andiamo dentro con gli altri quattro moduli, quindi 3-4-3 lo andiamo a cambiare. Siamo arrivati a 5-2-2-1. Quindi abbiamo un 5-2-2-1, poi abbiamo un 5-1-2-2, abbiamo un 5-2-1-2, questo è top, non l'ho mai giocato ma so che è forte. E poi abbiamo un 5-4-1, quindi dentro con questi quattro moduli, partiremo dal 5-2-2-1, vamos. Ok ragazzi, questa è la prima partita con un modulo a 5, l'unica cosa è che mi sono accorto che ovviamente essendo a 5, purtroppo a centrocampo, a fare la mezzala che deve fare un po' di robe, ci sarà Ronaldinho. Oh no, maledetto Walker di merda. Boom. L'hai visto? Hai visto Sir Kenny? Sir Kenny. Ho sbagliato. Dovevo fare il tiro annullato là. Ritorno entrare. Bello! Vamos! No, no, Digno, no. Difeso di merda. Ma io raddoppio a ciola. Sì, e ragazzi, quella di prima l'ho stoppata la registrazione perché la partita è diventata noiosissima. Finita 3-2 per lui, l'abbiamo persa. Mi sono girate le topovalle e quindi ho bloccato la registrazione perché tanto era diventata molto noiosa. C'era poco da dire e avremmo solamente allungato il brodo. Ora si va con il 5-1-2-2. Beh, speriamo di far spaventare, di far avere paura. Bravo. Digno, samba! Con questa samba non possiamo sprecarla. Non possiamo sprecare la samba di Digno. Siamo da soli, Faccio da solo? Faccio da solo.
Come ti chiami? Da dove vieni? Dici un po' di te. Vai, che la forza di Mickey sia con me. Ole! Vamos! Vamos! Che noia vierà! Che noia, cazzo! Ops, ciao vierà! Ho sbagliato io. Ma c'ha pure quel Mbappé! Sì, vabbè, Mataus! Ma che cazzo ti guardi il pallone passare? Gol di me. Sei lo stesso gol come prima. Wanyu, c'ho il centrocampo che non esiste, purtroppo va così. Allora, abbiamo perso col fenomeno del cazzo mio. Voi direte, perché stai rientrando nel gioco? Perché era impazzito il menu e iniziava a muoversi avanti e indietro da solo. Quindi, ora, per un totale di 6-4, ci mancano altre 10 partite. Voglio vomitare. Questa qua non so neanche se riuscirò a fare 11 questa weekend league. La sto totalmente buttando. Ma va bene. Va bene così. Adesso dobbiamo andare di 5-2-1-2. Obiettivo, dai, almeno 11. 1-0. Vamos. Vamos, Rafa, vamos. Dai, Digno. Digno! Ma quando entra così lenta, vi giuro, mi cadono le mutandine, veramente. Quando entra così lenta io impazzisco davvero, ve lo giuro. Ma chiudi le gambe, bro. Sei fuori dal tunnel. Va bene, Campbell. Va bene. Usate. Ma perché non lo usano in competitive, Campbell, se è così forte? Digno. Vamonos. Si fa. Obiettivo 11. Non dobbiamo puntare al 18-2 che ho fatto. Al 17-3. Non ci interessa. Non è questo. Non è questa la settimana per pensare a quello. Poi però bam, vai a cacare, dai, quit. Ciao bro, tu e Campbell e Koulibaly andate a cacare, mangiate la pizza. Alla bod. Tutti i tedeschi oggi, Leao, 1-0. Sono stato zitto perché pensavo di sbagliarlo. E invece no, Rafa fa un gran gol. Vabbè, raga. Difesa mia non voleva seguirlo. Di nuovo un altro gol uguale. Olè. No, ma te l'ho detto di fermarti, Digno, di venire incontro. Dai, madonna, che noia, cazzo. Olè, 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 bellissimo. Cioè, proprio i miei, cazzo, non corrono. Boh. Dai, 3-2, dai. Vabbè, dai, va bene. Rigore, ok. Kangnaldun, Kigyo. Che coglione, veramente, che coglione. Cioè, tutti... Perché cazzo è andato avanti se vi chiamo con R1? Merda, veramente, che sconfitta di merda. Voglio finire sto cazzo di video. Prossima partita, vaffanculo. Ok, altri 4 moduli, 4-2-4, 4-3-3, 4-3-2, 4-3-3-3. 4-3-3, vabbè, avete capito. Ho tolto il 4-3-2-1 perché l'ho usato tanto e quindi lo tolgo. Vamos a gastemare ancora. Io vi giuro che non lo faccio per il video. Non lo faccio, faccio così anche quando sto per fattimi. Bello! Passiamo attraverso, sì! Dai, facciamo sta partita con sto cazzo di 4-2-4 e poi passiamo ai 4-3-3, che almeno sono più mezzi normali. Bello, Leao! No. 1-0, si fa perdonare così. Cioè, lui stava fermo, neanche lo stava controllando, chissà.
purtroppo. Madonna, Miki sarebbe fiero di me. Ci eravamo andati là, ragazzi. Tio non si lascia saltare facilmente, come è giusto che sia. No, Bobby Moore, no, tutti, ma lui no, non può. È Maguire tra 20 anni, Vai. Vai. No. Oh, ma Moore, ma cos'è? 1-0, ma ne ho matto, secondo di più. Dai, 8. Vamos, non so quante volte ci manca. Dentro con il primo dei 4-3-3, credo. Ok, primo dei 4-3-3. Dimmi che è quitti. Dimmi che è quitti. No. Madonna, Mike. Parato una col tacchetto destro. Pam, degno. La samba. Pam, parapà. Oh, ma cos'è ancora Stoichkov? Se l'ha bloccato Stoichkov, ah. Che noia sto pressing di merda di questo. Vai a fare in culo, vai. 3-0. Oh! Oh! Che cazzo è successo? No! Mamma mia, Douglas, tutti i passaggi, sbagli, tutti. Ovviamente, ora inizia la sua rimonta. Ovviamente, figuratevi, figuratevi se non era così. Top. Top, top. Toro, prima volta che primi triangolo e il portiere esce in mezzo e non esce sul portatore di palla. Guarda come cazzo sta attaccato. Oh. God. No, guarda, vi giuro, però non ero neanche sicuro che questo tiro lo facesse bene. Ma vaffanculo, va! So che me ne mancano due per l'11. Vamos, vamos, vamos. Ora mi sa che ci vuole il 4-3-3 2 o il 4-3-3-3, credo. Perché il 4 non lo faccio perché ci ho giocato tanto tempo, quindi non lo voglio. Ok, Crusty 06. Io 4-3-3-2. Vamos. God. Mio Van Dijk non riesce a togliere palla a Ribery di fisio. Va bene. Mette il piede e poi. Ah, ok. Vediamo di portarla a casa. No! Cogliuccio. Degno! Degno! Ragazzi, Parito ha perso 3-1. Cioè, sta sfinendo questa challenge, perché anche perché ci mancano 5 game, possiamo ancora provare come moduli, possiamo ancora provare, vediamo. Quindi io direi, dato che questi moduli oramai li conosciamo, io direi che proviamo ad arrivare ad 11, nel caso ci fermiamo, anche se magari possiamo fare qualcosina di più. Quindi io direi andiamo direttamente alla fine e vediamo come va a finire. Ragazzi, il video è finito. Non sono in camera, sono in un hotel. Se venite in live vi spiegherò perché. Siamo riusciti a fare livello 5. Ok, siamo riusciti a fare livello 5, 12 vittorie. E niente, manco male. Ho perso un po' di capelli, ho perso un po' di salute mentale, di fegato. Non farò mai più una sfida del genere. È stata una cazzata. Questo gioco fa schifo. Non ho trovato niente nei premi, li ho aperti in live, non ho trovato nulla. Ciao ragazzi. Vi ricordo di attivare la campanella, di iscrivervi e di lasciare un like e un commentino. Ci fa molto piacere e ci aiuta tanto. Ciao ragazzi!